servizio, visto che c'è stata la festa dei 25 anni della caduta del muro di Berlino, oggi vi faccio vedere invece il ricordo dei 10 anni della caduta del muro di Gorizia tra Nova Gorica e Gorizia. Praticamente la Slovenia entra in Europa e questo muro è rimasto ancora come che è, perché da come si vede c'è pochissima gente. Vi faccio vedere almeno come la gente sente questa grande ricorrenza dei 10 anni della caduta di questo muro, no? Qua praticamente non ha partecipato, non c'era neanche il sindaco Brulc, c'era solo l'ex sindaco Brancati, è intervenuto anche il sindaco Ettore Romoli, che diciamo al grande Vespa, il giornalista, il libro Italiani Volta Gabbana, mi dispiace caro signor Vespa, a Gorizia c'è il sindaco Ettore Romoli, che è nato con Forza Italia ed è rimasto con Forza Italia. Quello che c'è da dire, c'è da dire. Adesso i Volta Gabbana cercheranno di rientrare per fare, è tutto un minestrone, avete visto cosa succede, no? C'è questa minestra, no? Prima vado via, la carega me la tegno, adesso cerco di perdere sta carega, ritorno nella carega grande, no? Questo è il giro, i Volta Gabbana. Però il sindaco Ettore Romoli, mi dispiace, è nato Forza Italia, c'è stato dei problemi, ma lui è rimasto Forza Italia. Quello che c'è da dire, c'è da dire. Bene, allora andiamo avanti, io vi faccio vedere un attimo questa grande festa dei 10 anni della caduta del muro di Gorizia, diciamo, no? Il muro tra la Slovenia e l'Italia, praticamente la Slovenia è entrata in Europa, è caduto finalmente questo muro, ma praticamente uno si è rimasto da là e l'altro si è rimasto di qua. Adesso però il problema è che una volta loro venivano di qua a praticamente a far spesa, a comprare, a girare, tutte queste cose qua. Oggi invece è cambiato tutto, praticamente siamo noi che andiamo di là e che diamo buongiorno, e loro Doberdan, perché proprio oggi si nota che neanche non ti saluta in italiano, lo sanno l'italiano, ma siamo snobati in pieno. Poi il bello della diretta oggi, grazie alla sera Chiani, ma diciamo anche i goriziani che non sono andati in piazza perché ci sono andati appena 4 gatti, la sera Chiani manda le future mamme, le manda direttamente a San Pietro a partorire. Allora le future mamme le va dall'altra parte, di là, a San Pietro, e le dicono: senta, signor dottore, e quell'altro, non rasume male, lei dovrei partorire. Cai è questo? Avete visto questo sistema meteorologico, no? Perché praticamente io ho parlato anche con le persone di là, non sanno neanche di questa cosa. Poi cosa succede? La casa del parto, ma come? Te ne chiudi il punto nascite e te fa sta casa del parto, ma noi che cavolo ce frega? Noi vogliamo l'ospedale. Praticamente c'è da dire, qua c'è il direttore della redazione, il piccolo di Gorizia, che non ci ha mai scritto niente. Qua c'è il sindaco Ettore Romoli, che non ha voltato la gabbana a nessuno, è rimasto sempre nella stessa casacca. Allora praticamente continuo il discorso di prima. Allora c'è da dire che la gente di Gemone, i gemonesi, praticamente hanno combattuto per l'ospedale, perché già nell'epoca la Lega cercava di far chiudere quell'ospedale, ma non ci sono riusciti perché gli sono arrivati alla Presidente le uova in quell'epoca, e l'ospedale è rimasto aperto. Oggi ha tentato la sera Chiani, ma i gemonesi combattono ancora in un modo pazzesco, perché l'ospedale, guardate un po' quanta gente che c'è per questa grande manifestazione, i gemonesi combattono ancora perché l'ospedale resti aperto, e naturalmente hanno vinto, ma vogliono qualcosa di più. Invece i goriziani praticamente, guardate qua, l'unico, il bar che funziona, i goriziani invece no, niente, un silenzio completo, non si fa, bisogna andare in piazza cari, non si può dire salviamo Gorizia su Facebook, salviamo, uno mette mi piace ed ecco qua, siamo riusciti a fare qualcosa. No, non c'è da fare, bisogna fare le cose concrete, andare in piazza Vittoria,
3.000, 4.000, 5.000 persone star lì seduti per 5, 6, 7 giorni, parla tutta l'Italia. Allora c'è da dire un'altra cosa, no? C'è da dire un'altra cosa. Com'è possibile che la sera a Chiani, adesso siamo comandati da donne e praticamente l'ospedale si perde, si combatte contro le donne, perché è contro le donne, no? Una mamma che deve andare a partorire altrove, però c'è da dire che anche il Gorziano, l'ospedale non funziona e questo, quell'altro, no? Però alla fine quando che vi serve vedrete come che correrete anche voi, eh? Voglio vedere quando che sarete un po' anzianotti chi vi porterà in ospedale, no? Perché i vostri figli dove andranno? Andranno all'estero, perché visto che non c'è lavoro sarà lì da vedere, no? Ah, non ve l'ospedale, come se, però quella volta ve lo ricorderete che vi servirà l'ospedale. Ospedale. Comunque bisogna combattere un po' di più, perché è inutile scrivere, fare, o quell'altro che va in piazza a fare la raccolta delle firme, a fare la raccolta delle firme per contro gli immigrati. Ormai ci sono, non c'è niente da fare, c'è tante robe in più da fare, non c'è soltanto gli immigrati sono qua e basta, cominciamo a combattere per le persone che praticamente hanno chiuso il rubinetto dell'acqua, hanno i sigilli dell'acqua, c'è il gas chiuso. Oggi, l'altro ieri ho sentito un signore, mi dispiaceva moltissimo, viene lì in bar, ma come 400 euro di acqua, perché praticamente diceva questo povero, io dico macellaio, prima l'acqua veniva un certo tot, adesso 400 euro di acqua. Lui è andato lì e ha chiesto se casomai si può diluire questo prezzo. La vadi dal suo commercialista, la ne mandi un'email, ma cosa costa dire? Io sottoscritto col nome e vi faccio, diluisco questo prezzo, perché 400 euro di acqua, non lo so. Poi cos'è il bello della diretta? Arriva, vedo lì un bar, perché io sono alla TV del popolo, arrivo e dentro in bar c'è questa persona povera, praticamente fa finalmente go pagato il gas, mi sono venuti a aprire il gas, i rubinetti del gas, adesso posso far da mangiare. Ma vi rendete conto? Questa gente va a raccogliere le firme per robe che non servono, capito? Che poi, a parte tutto, le firme non servono a niente oggigiorno, perché praticamente avete visto, come si chiama? 5 Stelle, no? Grillo ha raccolto 1 milione di firme e sono andate al cavolo. La gente ha raccolto una marea di firme, non valgono niente, la gente non vale più niente, non si vota più, non si fa più niente, non siamo calcolati. Praticamente c'è quello, il presidente dell'IRI dell'acqua, che prende 156 mila euro all'anno. Io mi chiedo, chiudete l'acqua a questi poveri disgraziati, e c'è questo che prende 156 mila euro. Allora io dico, gente della Lega, gente dei partiti o persone che scrivono salviamo Gorizia, te son de Gorizia, te son de qua, te son de là, sono capace di fare, e non si fa le cose concrete, non si fa. Bisogna andare in piazza a combattere, lì si salva la città di Gorizia, non si fa le ciacole, bisogna combattere. E poi ti dice, quanto prende di busta paga il presidente dell'aeroporto? 250 o 56 mila euro all'anno. Ma io dico, ma che cavolo fa questo qua? Cosa fa questo qua per prendere tutti quei soldi? Poi è il bello che l'Iris, il presidente dell'Iris, 156 mila euro scritto sul piccolo, o io il giornale ve lo farò vedere la prossima volta, 156 mila. Ma poi c'è anche il CDA, che praticamente ci sono altre barche dei soldi, alla fine vivono con l'acqua, che l'acqua è di tutti, l'acqua non è del... Sentiamo Demetrio Bonelli. Perché lei è un grande inviato della Russia, poi è stato anche in Cecoslovacchia, direttore del TG1 e anche alle europee. Senta, io le chiedo, come mai che Gorizia e Nova Gorica non riescono a fare questo connubio fra di loro? Come mai? Cos'è che sono processi molto lunghi e che non vanno forzati. Io ho parlato proprio oggi, ho raccontato del fatto che noi abbiamo mangiato, non noi, noi siamo stati il pubblico,
il pubblico di tante manifestazioni del primo maggio, parate militari, nuovi armamenti, eccetera, eccetera, e dopo un giorno è crollato tutto, in 24 ore, significa che era un'unione finta, portata e sopportata dalla polizia segreta, e che invece è molto meglio così, pian pianino, normalmente, un po' qualche matrimonio misto, qualche negozio che passa nelle altre mani, per, tranquillamente, senza alcun dramma, per portare a due città vicine, divise un solo fiume fra l'altro, portarle insieme. Senta, signor Demetrio, non sarà mica colpa dell'euro? No, euro assolutamente non c'entra niente, forse è colpa del passato. Lei deve, ho già detto, sì, il XX secolo è il secolo delle ideologie, quando il nuovo poteva, pensava di poter imprimere un nuovo andamento del mondo. Fascismo, comunismo, nazismo, Mao Zedong, ecco, tutto questo è fallito o è in grande cambiamento. Molti paesi dell'est sono passati all'occidente, però è un'operazione molto difficile. Vede, se noi potessimo fare come nella medicina, provare sui topi la reazione, ma non è possibile. Lei deve coi prelevamenti sulla gente, con la gente che può anche soffrire, e questo si cerca la via, la meno nociva per lo sviluppo dell'umanità. Senta, per concludere. Com'è? Per concludere. Sì? Un suo pensiero per riunire queste due città. Lasciare stare le cose, quando finisce la crisi automaticamente le iniziative cominceranno a riunificarsi e a lavorare insieme. Grazie mille e buon lavoro. Il sindaco Ettore Romoli. Senta, io so cosa che le chiedo, come mai queste due città non riescono a amalgamarsi? Ma non è vero, ci sono una politica dei piccoli passi. Tante cose oggi sono diventate normali e ieri non lo erano assolutamente, e questo però richiede del tempo, non si può pensare che in pochi anni tutto cambi. Io vedo dei grandi progressi da questo punto di vista. Sì, io ho parlato anche con Demetrio Volci, ha detto le sue stesse cose, andare lentamente, col tempo le cose stanno cominciando ad andare a marciare. Bene, cosa diciamo adesso per ultimo? 10 anni, signor Sindaco. 10 anni sono tanti e sono pochi, però oggi mi sarei aspettato un po' più di gente, esatto, stasera, e mi sarei aspettato molti più sloveni. Infatti la maggior parte sono quasi tutti italiani, perché si vede anche come che si mettono, se lei noppa, no? Sì, sono tutti di qua. Tutti di qua. Vabbè, senta, io la saluto. La saluto anch'io. Bene, qua saluto una bellissima poliziotta del cancro che fa gli anni in giugno. Andiamo con l'intervista all'onorevole Giorgio Brandolini. Grande onorevole, io lo chiamo grande onorevole perché sì, lei... 80, non di sì, più. Ecco, sa perché anche? Perché anche lei è un personaggio, essendo un onorevole, di solito sei onorevole e non te li vedi più. Quando diventa onorevole, se vedimo. In slovenso dice se vedimo, no? Sì, se vedemo. Sì, ho capito. Perché ha detto che lei ha studiato soltanto... Due lezioni e via col vento. Via col vento, troppo difficile. Va bene. Non avevo l'età per farlo. Senta, invece, io ho parlato con Demetrio Volci, perché abbiamo visto che un successo, c'è 4 gatti per questo evento qua, no? E gli ho detto, come mai che Gorizia e Nova Gorica non riescono a fare questo connubio, no? E Demetrio Volci diceva che ci vuole del tempo. Ha perfettamente ragione. Io credo però una cosa, che al di là delle manifestazioni ufficiali come poteva essere questa di questa sera, insomma, con i rappresentanti delle istituzioni, i politici, coloro i quali all'epoca 10 anni fa erano gli amministratori di queste due città, al di là di questo però la gente si sta abituando, secondo me, a questa eliminazione del confine, utilizzando magari, parlo forse di banalità, sì, ristoranti sloveni, negozi italiani e viceversa, e quindi attraversando questo confine con più semplicità, con più tranquillità, con più serenità. Di sicuro, sì, alcune speranze che l'eliminazione del confine aveva portato, la costruzione, penso ad esempio, dico io cosa speravo, la sanità unica,
una cultura unica, forse un'università unica, beh, queste non si sono realizzate. Però credo che l'intersecarsi delle relazioni tra italiani e sloveni in modo semplice stia avvenendo su questo confine. Diceva anche qualche matrimonio, no, naturalmente, tra queste due fazioni, no? Allora lì comincia, diciamo, sì. Matrimoni misti sono sempre stati, perché l'amore non ha mai avuto confini, almeno questo sono sicuro, insomma. Certamente adesso, come dire, essendo tutti in Europa, è più semplice anche dal punto di vista burocratico, mettiamola così, sì, dai. Però insomma l'amore non ha mai avuto confini. Sa cosa diceva il sindaco Ettore Romme, che l'ho intervistato prima? Diceva: mi meraviglio a poca gente slovena. Ma io non è che faccia, come dire, la differenza tra italiani e sloveni, perché bisognerebbe andare a fare il DNA, chi era sloveno, chi era italiano su questa piazza, mi sembra questo, insomma, un po' banale. Sì. Di sicuro, ti torno a ripetere, forse non siamo stati in grado, lo dico, non siamo, mi metto di mezzo, sì, anch'io, in 10 anni di valorizzare questa caduta del confine. Questo è una colpa di tanti, mi ci metto anch'io come amministratore, anche se ho finito di farlo nel 2006. Posso dirle che ha detto una cosa giusta, perché io in TV, che va in onda giovedì, tutto il servizio del 2010, ho detto che non siamo stati capaci a valorizzare proprio questo grande evento, l'ultimo muro comunista, no? Diciamo, no? Diciamo che questa era l'ultima parte della cosiddetta cortina di ferro, dove c'era la divisione tra due mondi, non soltanto tra due, in questo caso, nazioni, Italia e Jugoslavia all'epoca, ma tra due mondi, un mondo occidentale, democratico, capitalista, sì, d'altra parte un mondo comunista. Con la caduta di quel mondo, ovviamente, questo confine non ha avuto più senso. Adesso, come dire, bisognerebbe costruire per la particolarità di Gorizia, perché in altri, sì, posti questo confine, come dire, era un confine di montagna, confine con un fiume, eccetera. Invece questo è un confine naturale che è stato tolto dall'Europa, e noi avremmo dovuto costruirci, cucirci sopra un progetto particolare, speciale per la città, per le due città, cosa che in parte non abbiamo fatto. Senta, non per fare la pubblicità, ma io la conosco da tantissimo tempo e io so che lei ha sempre, con lo sport, ha fatto questo connubio. Continuo a farlo. Sì, questo connubio tra queste due città, proprio ha sempre messo tutte le cose insieme, tra sloveni, italiani e il, sì, ecco, e questa è veramente una bella cosa, per dire, ha dato veramente il massimo, almeno, non per fare la pubblicità, l'onorevole, non solo in campagna elettorale, ecco. No, volevo dire che l'ho fatto sia da presidente della provincia, continuo a farlo come presidente del CONI, prima provinciale, adesso regionale, con tutte le iniziative che tu sai benissimo, sì, lo facciamo col mondo dello sport, che è un mondo molto semplice, ma secondo me molto sincero, adesso molto professionale, e quindi credo di aver dimostrato, non io, ma i miei dirigenti sportivi, che si può costruire e cucire le due città attraverso lo sport. Tutti gli esempi inutili che ti riporti li sai, li conosci, sì, tu, sì, anche tu, e continueremo ancora a farlo. Questo è un piccolo contributo che io e i miei dirigenti stiamo dando. E speriamo che Gorizia e Nova Gorica cominciano a sentire un po' di più questa Europa e di essere più uniti e di combattere per il